Rieccoci ragazzi, buon anno, 2 gennaio, ripartiamo col botto, una bella Giulietta 1400 T-Jet, 120 cavalli, benzina, non GPL. Ragazzi, veloce veloce, il 12 di gennaio sarò presente all'evento di Celeste Map a Siracusa. Non dovete mancare, seguitemi, partenza l'11, arriveremo il 12, sarà un delirio. Poi farò un video a parte. Comunque ragazzi, Giovanni ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno, dimmi tutto. Cosa tu hai, ti porta qua un tuo amico, giusto? Sì, mi porta un amico che l'aveva già montato, ma la macchina non va male in sé, però è un po' legata, si sente che potrebbe dare di più. Ecco, come penso siano tutte le macchine moderne, c'è bravo, questo problema qua, insomma. E tu mi dicevi che hai quel seghettamento tu a velocità costante, tipo 2000 giri. E quando accelero un po' sembra che tira indietro invece che andare avanti. Ok, ok. Vediamo okay. se riusciamo a risolvere il problema con il pedal sprint. Ragazzi, macchina di 2 anni con 36.000 chilometri, cioè ragazzi è nuova. Arrivo da, eccolo qua Giovanni. Buongiorno, ecco. Arrivo da molto distante. Sì, tipo un viaggio. Tipo là, là avanti. La rotonda. Esatto. Nella corte lombarda, grande. Poco dopo. Ragazzi, dai, niente. Allora, questa mancava nel canale, tipo Giulietta col 1400 T-Jet. I T-Jet l'abbiamo già fatti, quindi avevo detto a Giovanni che è garantito che va benissimo. Okay. Però sul canale mancava, quindi uno va a vedere sul canale e dice, cavolo, la mia macchina non c'è. Però ovviamente noi l'abbiamo fatta, ma ci sono dei clienti che il video non lo vogliono fare, purtroppo. Certo, tante macchine andiamo a perderle, purtroppo. Vabbè, niente. Quando capitano e il cliente vuole, facciamo il video. Perfetto. Giovanni, andiamo. Vamos. Giro, sì, sì. Eccoci qua. Sì, sì, torniamo pure indietro, andiamo ovviamente verso la corte lombarda, Giovanni. Con la corte lombarda lì. Eh? Sempre nei nostri pensieri. Porca miseria. Dimmi che vai a fare la spesa anche te lì. Beh, a spagare a fare la spesa no, però. Qualche volta. Però poco, sinceramente. Allora, Giovanni, se mi passi il cellulare. Vai. Perfetto, già aperto. Ragazzi, installazione sulla Giulietta velocissimo. Rapida, sì. L'app l'avevo già scaricata. Velocissima perché è fatta da mani di un esperto. Porca quindi, miseria. Insomma. Grazie. Andiamo, va bene, a sai la strada, non te lo devo dire. Ovviamente lui c'ha il DNA che possiamo usare anche dopo per fare le prove. Certo. Così lo possiamo mettere in dynamic. Sì, già in dynamic è... cambia, sì, 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 certo. Sì, sì. E dopo devi provarlo in dynamic o in sport, in race, dici porca! Quindi io la sensazione di come potrebbe essere un po' ce l'ho perché cambia. Beh, certo. Già. Quindi... è vero. Io te le faccio provare un po' tutte, Giovanni. A parte eco più, ah, che non ti interessa. Quello non le voglio neanche vedere. Boh, metti anche la quarta, Giovanni. Filo gas, accelera pure. E così siamo in comfort. Siamo in comfort. E già si sente. E sì, già si sente, ragazzi. Sì. Eccola qua. Così vedete i chilometri reali della macchina. Che... sì, sì. Qua ci tengo parecchio, quindi macchina perfetta, cioè pulitissima, deve essere tutto a posto sempre, ma ovvio è un po' come Maurizio. Sei, Maurizio è il ragazzo che l'ha mandato qua con l'Opel Meriva. Sì, salutiamo. Sì, sì. Mauri, ciao Mauri, grande. Adesso per dirti, ecco, vedi, quinta, sì, si sente già, ecco. È solo comfort, certo. Se te lo spengo e si sente che ha tirato indietro. Cioè, sì, sì. Proprio come dico nei video, quando sì, poi sì, tu lo provi realmente, certo, la sensazione è quella. Certo. Cioè, fa proprio così. Quando tu lo spegni, adesso siamo spenti, la macchina proprio si... e si pianta. Si pianta, ecco, esatto. Sì. Ritorno originale, sì, con sì, la farfalla lenta, passa meno aria, insomma, tutte queste cose qua. Tutte le macchine moderne, come parlavamo prima, Giovanni. Ah, bello il video che hai fatto col modello del pedale. Col simulatore. Si capisce molto bene, sì, come funziona. Allora, Giovanni, insomma, io ti faccio... partenza in sport qua, sì, ragazzi, siamo in sport e ovviamente la macchina in natural neutra, sport vero, insomma, questo qua. Sì, te la lascio un po' così, Giovanni. Sì, sì. Andiamo, adesso andiamo verso Masate. Okay. Verso Pozzo. Sì, dico i nomi dei paesi perché lui della zona lo sa.
E adesso provala così e dimmi se senti quel seghettamento che mi dicevi prima. Okay. Se c'è ancora o è diminuito o è sparito. Esatto, destra. E siamo in sport, ragazzi. Beh, mi sembra vada molto bene, sinceramente. Prende è su. È più sveglia. È dai, più sveglia, è sì. Più sveglia. Sì, 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 Giovanni. E come dicevamo prima, la macchina la svegli fuori, è più reattiva. Sì. Ovviamente noi andiamo a aumentare cavalli e newton metri, che qualcosina prende di newton, eh. Poco poco, ma cavalli no. Però che poi fra l'altro non è che noi dobbiamo fare le corse in strada. No, assolutamente, magari quando c'è una situazione un po' difficile per tirarsi fuori. Ma anche tipo solo la partenza da fermo, certo. Cioè tipo una rotonda, un dare precedenza. Quando arrivi magari una rotonda in seconda o in terza, bravo, non riesci a andare fuori. Esatto. Tutto lì, perché poi dopo ovviamente la velocità massima non la va a aumentare questa, cioè rimane tutto uguale. Allora mettiamo le adesso, cose più estreme. Bravi, più estremo, bravo. Sì. Adesso noi siamo in quarta. Sì. Se schiacci un pelino. Si vede? Sì, race. Sì, sì, sì. E siamo in quarta sotto coppia, ragazzi. Fra l'altro abbiamo anche un camioncino. Abbiamo anche un camioncino davanti, però adesso noi qua avanti giriamo a destra. Sì. Se te la lascio così. Non ho voglia di finire il cassone dietro. Ma assolutamente no, no, sembra a caso il 2 di gennaio, sai. Ragazzi, quando vi trovate il settaggio giusto, potete spegnere il cellulare, lasciarlo dove volete in tasca, fare tutto quello che volete, chiamate, WhatsApp, Google, okay, TikTok, rimarrà sempre in race, perfetto, anche se a spegni e riaccendi la macchina. Perfetto. Il bello è quello, poi dopo dici, cavolo, ce l'ho in race, mi trovo bene così, non c'è più bisogno di aprire. Lasci così, non ci pensi più. Esatto. Sono tutte le volte per dire come tu lo sposti là in Dynamic, tutte le volte che tu lo accendi ritorna in... E infatti ultimamente molto spesso lo cambio perché è un po'... Esatto. Metti anche la terza, bravissimo. Ma come va fuori bene, Gerry? Sì. Sì, sì. No, si cioè, sente. Cioè va, dai. Si sente. Porca miseria. Adesso quasi sembra un Alfa Romeo vero, insomma, ecco. Prima era un po' addormentata. Adesso andiamo a destra, facciamo fare ancora la partenza da fermo in race. Eccoci qua, madonna, ci abbiamo solo contro. Sì. Ok. Mi sa che ha pure svizzato un po'. Sì, sì, sì. Sì, sì, è pure pattinato un po'. Adesso facciamo così. Adesso io te lo spengo. Sì. Tu metti in Dynamic. Perfetto, inserito. Quindi ci sei? Sì. Schiaccio pure. Tanto sai come va? Sì, sì. Così è sport. Un altro step. È un altro step in più, Sì, 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 sì. Sì, sì. È per dire, sì, se tu tieni il tempo l'accelerato, spento. Sì. Fa un passo indietro. Fa un passo indietro, esatto. Adesso stiamo così. Race, anzi no, aspetta che siamo qua, come porti fare proprio la prova di sentire lo scatto. Facciamo passare questo qua davanti che gira, tu rallenta un pelino, sì sì, anche sotto coppia, beh perfetto, in terza, ragazzi in terza, siamo in Dynamic, vai pure, accelera. Sì sì, è proprio uno step in più del Dynamic. Sì sì. Poi dopo Giovanni, ovviamente adesso lo potete provare tutti, poi troverai il tuo settaggio ideale. Io penso che lo terrò nei quelli superiori, diciamo. Trasporti e race in natura. Sì, senz'altro. Adesso ci fermiamo un attimo, li facciamo vedere il pedal block, okay, antifurto e abbiamo finito Giovanni. Cioè, ok, perfetto. Troppo per roba da 5 minuti. Ecco la giornata trafficata. Ah sì, è il 2 di gennaio, ma sono tutti in giro. Vabbè, ma anche noi in officina siamo abbastanza pieni, eh. Sì, sì, Dio, non è un male, ci mancherebbe. Questi tempi. Allora, ragazzi, lui è passato di qua tramite un amico che l'ha contattato, cioè ha visto il video di Maurizio, secondo me, o anche Maurizio te l'abbia detto al lavoro. Lavorate insieme? Lavoravamo insieme. Ah, lavoravate insieme. Parlandone è uscito fuori questa cosa qua. Infatti Maurizio mi fa, Gerry, c'è un mio amico con la Giulietta, ma secondo me è già un annetto, eh.
No, può essere. Un po', insomma. Sì. Sì. Poi per una cosa e l'altra. Certo. Le settimane passano senza accorgersi. Mizzica. Madonna, veramente. E adesso finalmente mi sono deciso, insomma. Preso, ragazzi, preso, montato. Guarda. Siamo in race, sì, race dynamic. Destra. Dai, quei seghettamenti lì spariti, che, cioè, poi lo proveremo con, esatto, tempo. Mettiti qua a destra, per piacere. Ok, il primo impatto bene, poi mi farei sapere se proprio sono spariti completamente. Comunque te ne accorgi il volo. Allora, sì, ragazzi, siamo fermi, freno a mano folle, e se passiamo il telefono a Giovanni va alla Corte Lombarda a fare la spesa. Track, mette il pedal block. Ok, acceleriamo e raga, non accelera niente, poi ritorno dalle mie, sì, spese. Giovanni spegnerà la macchina, se ne va, chiude. Vado, spengo? Sì, spegni pure. Ok, spegni la macchina, tira fuori la chiave, chiudi pure la macchina. Siamo chiusi dentro, ragazzi. Rientra, apre la macchina, mette in moto, perché bisogna sempre tenerla o in moto col quadro girato. Ok, perfetto. Lo sblocca, ritorna in race come prima. Perfetto, ragazzi, a bomba. Perfetto, hai detto tutto, Giovanni. Sì, secondo me siamo a posto. Siamo a posto. Allora, ragazzi, Giulietta l'abbiamo sprintata, 1400 T-Jet, 120 cavalli, benzina, non GPL, ma abbiamo fatto il GPL. C'è in giro una Giulietta T-Jet GPL da 6 anni col pedal sprint. Ragazzi, più di quello. 200, l'ha montato a 20.000 km, adesso è su 230.000. Speriamo di fare lo stesso percorso. Hai voglia, alla grande. Mai aperto il motore, mai fatto la testa, niente di niente. Addirittura qua la GPL. Ok, quindi anche forse un po' più delicata. Esattamente, esattamente. Turbina originale, addirittura è mappata, cioè quindi 150 cavalli. Ragazzi, una bomba. Giovanni, grazie mille. Grazie a te, Gerard, grazie per la disponibilità. Ci mancherebbe, e la dovere, professionalità soprattutto. Grazie. E ci vediamo magari per prossimi lavori, magari. Sì, se vuoi fare per dettagliando le gomme, meccanica, i freni, roba così, se, ecco. Cioè, roba, visto che poi fate tutto. Facciamo anche delle revisioni. Certo. Sì, ragazzi. Ragazzi, iscrivetevi al canale, c'è Metra Car Service, sono Gerry. Tutti i social disponibili, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, alla grande. Seguiteci. Farò un video dedicato per il 12 di gennaio. Ragazzi, alla prossima. Giovanni, ciao ragazzi, grazie mille. Ciao a grazie. Tutti, ciao, ciao, Gerry, ciao, grazie. Ciao, ciao.